potenziale non è ancora di trauma esplicito. Perciò veniamo. Il marito di Rebecca, ma non ha molta importanza che sia marito, è il compagno, è un compagno di strada, è un compagno di avventura cerebrale soprattutto, perché qui ci stiamo avventurando su terreni impervi del cervello. Per cui com'è? Visto così è un farabutto, ma forse non lo è. Altezza, stazza, cioè a prescindere dalla sua indole, se così si può chiamare, dal suo carattere o dalle sue tendenze. I vari flash che Pinter scrive, ci sono delle improvvise incongruenze, improvvisi soprassalti, improvvisi ritorni indietro. Non illuminare un pezzo più turbolenti, ma stare sono su flash molto forti, ricordi, evocazioni, forse anche allucinazioni che compongono una sorta di puzzle psicologico, possiamo dire. Sta tentando di frenare il percorso della moglie, di Rebecca, verso la sua consapevolezza, verso la conoscenza. Noi viviamo qui. Non vivi nel Dorset, né da nessun'altra parte, vivi qui con me. Chi è poi questo Devlin? Potrebbe anche essere un nazista. Dire che Rebecca è un'ebrea di seconda generazione è un'ipotesi che facciamo da un punto di vista registico. Senza dubbio ebrea è. Chiama Rebecca e ha un vissuto, ha un rimosso molto forte. Guardavo fuori dalla finestra il giardino. Il giardino fuori dalla finestra in quella casa del Dorset. Era mezza estate, ti ricordi? Lo spettatore può attingere come da un pozzo scuro, nauseabondo. Rebecca lentamente sale da questo pozzo nero verso la luce. La luce che è data dalla consapevolezza di avere per una vita intera tenuto dentro di sé un pezzo di esistenza o di ricordo o di vissuto familiare molto potente. La rimozione l'ha portata a vivere una relazione di coppia dove l'elemento vittima e carnefice viene riprodotto. Sei stato tu a consegnare loro il fagotto. La cosa bella è di chiedere la collaborazione dello spettatore. Non è uno spettacolo da vedere adagiati sullo schienale della poltrona, è da vedere in pizzo sulla poltrona.